Infatti una cosa che volevo dire prima, Felicio è una persona disponibilissima, ha accettato l'invito a essere presente, in realtà lui non ha la delega all'ambiente, che abbiamo capito essere ancora nelle mani di un consigliere comunale, perché noi, siccome non è un problema importante nel nostro paese, non abbiamo un assessore all'ambiente, abbiamo un consigliere delegato all'ambiente che di lavoro fa il meccanico. Tutto il rispetto che fa il meccanico, ma un minimo di competenza su fa, probabilmente ci vorrebbe. Quindi Felicio è assessore a 25 cose, ma non esattamente. Però il fatto che sia qui ad accettare un confronto con noi, secondo me, ce lo, comunque ci fa capire lo spessore della. Della persona che ha della pure evidente, come si suol dire. No, giusto per. Sulla tracciabilità, per il senso del postmoderno nel quale viviamo, posso appunto avere la tracciabilità che in questi sacchetti transfughi viene effettuata con un temperino che apre il. Qualcuno è per tirar fuori, non so, in una bolletta non, magari non pagata, quindi si legge per interno, quella è la tracciabilità. Anche il web, insomma, notizie di questi giorni sono state problemi pure all'anagrafe, no? Quindi legati all'utilizzo di macchine. La quarta proposta che ho fatto io in una commissione conoscendo uno dei consiglieri era quella di una partecipazione, se ci sono gli spiragli dell'amministrazione comunale, anche quindi a partecipare almeno a quello che bisogna pagare per lo smaltimento dell'amianto, perché c'è una legge nazionale che è assolutamente folle, secondo la quale con delega alle regioni per attivare la pratica di smaltimento, quindi dell'amianto, quindi dell'Eternit, eccetera, bisogna pagare già solo l'apertura della pratica. E non è una cifra irrisoria, e poi pagare anche lo smaltimento successivo. Neanche in Svezia, quindi la osserverebbe una legge di questo tipo. Quindi, come, no, funziona così, quindi io devo pagare, quindi per una cosa che mi stanno detto che era all'avanguardia, se prendete quindi qualche manuale di giardinaggio di un 25 anni fa, suggeriva come materiale da usare nel giardinaggio per sostenere delle cose addirittura l'Eternit, quindi era considerato quindi una cosa non priva di conseguenze, ma addirittura ottimale, quindi è una quarta proposta, poi bisogna vederne, cioè, prego, Olimpia. Poiché abbiamo la fortuna di avere adesso in amministrazione il nostro assessore, che è un caro amico, e sappiamo come la pensa, ma perché non lanciamo quella che è un'idea di anni fa, quando io all'epoca non mi ero stancata, e in questo ringrazio Francesco, che invece ha avuto veramente una costanza, una caparbietà, e lo ringrazio a lui e al suo gruppo, no? Che è riuscito a continuare nonostante. Perché non facciamo quella che era l'idea che lanciamo noi quando all'epoca facevamo ancora la situazione di Odebrecht? Di venirci una volta al mese per fare questa sorta di osservatorio sulla città. Io ho seguito in questi anni tante persone, Salvatore Sparavini e altri, che continuamente hanno cercato tra Facebook e cose varie di fare questo osservatorio. Perché non ci vediamo? Una volta al mese, possibilmente in orario un po' più tardi, 8, non alle 9, 9 e mezza, ma per me personalmente 8, 8 e mezzo sarebbe l'ideale ideale per una donna che lavora, che ha comunque famiglia, sistema tutti esce. Ci vediamo, persone appartenenti a gruppi, associazioni, certo è un sogno, so che Francesco provò qualche volta, no? Quando usciva aveva ancora una sede stabile, dove purtroppo non ha neanche più quello, quindi veramente. Scusa, io parlo di lui, ma chiaramente parlo un po' sia di Obruttiano, parlo di Caffalettaro, di tutto, no? Che apprezzo e stimo. E praticamente, perché non la fissiamo un appuntamento fisso mensile? Noi sappiamo che ogni ultimo lunedì, ogni martedì, chiaramente come viene da gennaio in poi. Il problema è sicuramente la sede, perché loro so che per un periodo giravano per il bar. L'ideale sarebbe uscire allora anche il bar, che magari sono occupati dalla famiglia che pensa ad altro, però facciamo questo momento, un momento in cui però le persone che vengono, scusatemi, lo voglio dire, il grosso problema di Torre, ce lo siamo detti con Francesco tante volte, il grosso problema è un po' il presenzialismo personale e anche dei gruppi. Cioè noi dobbiamo andare là veramente spogliati da ogni tipo di.
ci porta da nessuna parte. Il problema di Toro rispetto agli altri comuni è quello. Io sono convinta che molte delle cose che hanno fatto loro con rifiuti zero potrebbe farle anche qui, solo che siamo un po' legati a noi, a noi sì, se non è la mia idea che parte da questo gruppo non va. Proviamo una volta al mese, anche io riesco a venire, e proviamo ad essere concreti, reali, a cominciare a mettere insieme le forze diverse, non solo sotto elezioni, quando accade che nascono 50.000 gruppi a Torre Annunziata, di cui però poi vediamo la scomparsa subito dopo le elezioni. Cerchiamo di farlo questo incontro come una sorta di, come dire, proviamo e vediamo se andiamo da qualche parte, perché è vero che in questa stanza oggi siamo pochi, in qualche altra iniziativa sul territorio purtroppo a volte ci sono stati dei gruppi, ma ci sono stati in questi anni. Io ho visto un sacco di fermenti su tutto, ci siamo persi però in rivoli diversi, proviamo a vederci se ci riusciamo. Io questa è la mia idea, avendo lui anche come riferimento, che se è d'accordo ogni tanto viene, non voglio dire tutti i mesi, perché magari... Non ha addirittura detto in orario, tu si può fare addirittura a quanto. Perché così ci lui ci illustra anche e ci comunica, stando dentro la macchina, quello che ci può comunicare, ma anche non si sente solo. Se no non ha senso che lui riesca a stare lì poi da solo e non riesce a avere... No, Lidia, io in realtà, come hai detto bene, è una delle idee che più ho portato avanti per cercare di mettere insieme le varie associazioni che sono presenti sul territorio, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Noi da soli non riusciamo a fare niente, magari anche il Movimento 5 Stelle non riesce a fare niente, però se riusciamo a convogliare davanti all'idea però sul concreto... Ma dai adesso un giorno, qua stasera. No, un attimo, sabato scorso ci siamo riuniti a farlo apposta, infatti abbiamo invitato alcune persone che erano presenti a questo incontro. Sempre su internet è andata questa... Ha funzionato perché eravamo più di 50 di mezzo, più di 50, sì, perché alcuni eravamo più di profuso. Quindi diciamo c'era proprio l'idea quella di portarsi... No, però detto, mese, quello di portarsi a finire già c'è. Più o meno anche se all'inizio era un po' più, una cosa dice, ogni sabato... Poi è l'altro... Voi scegliete sempre il sabato come giorno? Sì, per ora sì, perché l'unico giorno più... È un'idea che sicuramente deve essere portata avanti, perché è l'unica strada che io vedo, perché come diceva prima Pino, vabbè, se scegliere il sabato non ci sarò io ma ci sarete voi, insomma. No vabbè, non è detto che ci parla soltanto per forse il sabato, il sabato qua poi i collaboratori, no il sabato no, non devo torturare, vabbè, ma va bene, l'amministrazione comunale pare che il sabato non lavori proprio, perché il passo interamente è quaglio tra... Poi pure il Bene dico pare stare 104, 308, 312, 400.